Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, da dove vi parla Giuseppe Di Santis, grazie all'assistenza tecnica di Giulio Grazia. La 13ª giornata di andata del campionato di Serie A arriva a metà del suo percorso. Quinta partita, Milan contro Spezia. Per il Milan l'opportunità, dopo la vittoria del Napoli a Bergamo, l'ennesima vittoria del Napoli, di riprendersi il secondo posto scavalcando l'Atalanta, ma soprattutto di tenere il passo indiavolato della Napoli. Milan reduce dalla qualificazione strameritata agli ottavi di finale di Champions League. Spezia in zona pericolo, Spezia che però raramente si fa mettere sotto dagli avversari. Holm studia il piazzamento dei compagni. Sono sei i giocatori in maglia bianca dello Spezia dentro l'area di rigore. Pallone sul primo palo, deviazione pericolosa e ci deve mettere i pugni Tatarusano. Era Caldara, ma attenzione, Milan pericolosamente in aria, e questa volta è Drangoski che respinge con i piedi sul contropiede del Milan. Origi, ma il tiro del belga è stato respinto in controtempo da Drangoski. Brandias elude l'intervento di Agudelo, poi il tocco è sulla destra per Messias, ancora Brandias, i due un po' si pestano i piedi, poi tira Messias, tiro rimpallato, altro tiro, palla che incrocia sul palo e rientra in campo. Ancora Milan, però non è finita. Benasser, palla per Leao, lato corto dell'area di rigore, la finta di Leao, il cross, il palo al centro, il colpo di testa, ancora Drangoski con il piede che va a respingere, ma non è finita ancora. Il Milan tambureggiante in area di rigore e lo Spezia la deve spazzare via. Qua diciamo che il Milan per tre volte è andato vicinissimo al vantaggio. Ancora Milan, conclusione da fuori e ci ha provato con Messias e alza il pallone oltre attraverso un Drangoski che direi si sta esaltando. Benasser che la mette ancora in aria, Teo Hernandez segna il gol dell'1-0. Stop di petto, tiro di sinistro sul primo palo, trafitto Drangoski, proprio lui che sembrava si fosse fatto male, trova il gol del vantaggio. E direi, Beppe D'Ossena, che improvvisamente negli ultimi minuti la partita aveva preso questa piega e il gol era nell'aria. Sì, era, ormai si vedeva chiaramente, molto bravo Benasser, con grande lucidità e classe ed eleganza mette una palla sul contromovimento di Tia. Guarda qui, che bello, guarda che bello. Finta di andare incontro la palla, corsa dietro l'avversario, stop di petto e collo sinistro e gol. Eh sì, tra l'altro l'arbitro ha atteso perché Teo Hernandez è forse in riga con Kivior, però attenzione perché allora potrebbe esserci un consulto, c'è un possibile fuorigioco, allora quindi è la posizione di Teo Hernandez. A me è parso che Caldara fosse almeno in linea, però poi sappiamo che il VAR traccia delle linee, quindi sul fuorigioco non si può proprio sbagliare. L'arbitro ancora non consente la ripresa, quindi vuol dire che siamo proprio lì. Beppe D'Ossena, viene tracciata la linea e quindi ripeto, non si può sbagliare, abbiamo visto fuori gioco proprio di pochi centimetri, no Beppe? Assolutamente sì, però si vede che c'è qualche qualcosa, molti c'è. Dubbi, però insomma qualcosa c'è, perché mi non sembra si un po' decide. Troppo però i fischi assordanti del pubblico, che immagino abbia una tensione addosso, perché insomma l'urlo del gol strozzato non fa mai piacere, ci sperano invece quelli dello Spezia, circa 500 adesso nel terzonello alla nostra sinistra, ma credo che si tratti, Beppe, di una cosa proprio diciamo di millimetri, perché sono ancora lì, sono le linee come dici tu, cioè faccio fatica. Tirate due linee, controllate se c'è un pollice del piede oltre la linea, non lo so, perché o c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, non lo so. Fa dei gesti che dice che è gol e alla fine il boato l'avete sentito. Beppe, insomma, noi siamo legati al calcio di qualche anno fa, però sei minuti per gioire per un gol comincia ad essere una bestia. Burabia la mette sul primo palo, attenzione perché qui la difesa del Milan resta ferma, il colpo di testa e la parata in due tempi di Tatarusanu. Caldara che ha colpito di testa, meno facile di quello che è sembrato. Leao, l'apertura poi sulla destra per Messias, Messias supera un avversario in dribbling, entra in aria, la mette ancora, respinta, palla recuperata da Leao che calcia, deviazione, traversa e sulla ribattuta, doppia traversa, salvataggio, non ne vuole sapere di entrare il pallone, secondo legno del Milan, ma poi sulla ribattuta salvataggio di difensore e portiere. E poi qui davvero clamorosa questa nuova doppia occasione per il Milan, è Leao che tira, c'è una deviazione di un difensore dello Spezia che spiazza Drangoski, ma diventa decisiva per il pallone che termina in pieno sulla traversa, rientra in campo sulla ribattuta, in
entra Krunic, calcia e lì oltre a Drangoski c'è Ampadu che riesce a respingere praticamente sulla linea. Poi Burabia se ne va in dribbling, entra in area, Burabia la mette dentro, la manca clamorosamente in Zola. Mani nei capelli per Luca Gotti, questa era un'occasione limpidissima perché Burabia fa tutto bene, la mette anche bene, ma Zola arriva con quell'attimo di ritardo, ma un attaccante lì non la può sbagliare. Seguiamo questa azione del Milan con un tiro parato a terra in due tempi dal portiere Drongoski sul tiro di Origi, ma lo Spezia recupera palla a colpo di testa e palla che termina alta sopra la traversa. Pericoloso lo Spezia, Ekdal si era portato in avanti, ha colpito di testa in tuffo il centrocampista svedese mandando alto di poco sopra la traversa. Il Milan sta un po' scherzando col fuoco. Sì. E c'è il gol! Lo Spezia che trova il gol Maldini, proprio con Daniel Maldini, clamoroso e soprattutto gran bel gol, il primo gol in trasferta in questo campionato dello Spezia lo segna Daniel Maldini al Milan. Adesso io regolarmente seguo il campo, il monitor, insomma, ci aspettiamo ho curiosità, ecco. Vedo che mi hai letto nel pensiero, vorrei vedere se Paolo, cuore di papà, sicuramente può essere felice per il figlio, però lui è il Milan, Paolo Maldini, quindi insomma credo che adesso saranno tutti impegnati a cercare in tribuna Paolo Maldini. Quel che conta è che al tredicesimo lo Spezia ha pareggiato, ha esultato sì Daniel Maldini, certo non in modo scomposto, però segna lui e insomma scelta che viene pagata, quella di Luca Gotti. Gran bel gol poi, i gol alla Del Piero, come abbiamo da tempo siamo così classificato. Bellissimo, bellissimo. Un destro a girare sul palo più lontano, questa volta Tatarusano non ci poteva fare davvero niente ed è 1-1 tra Milan e Spezia. E devo dire che insomma, non per essere ovviamente uccelli del malaugurio per il Milan, però avevamo detto, meglio, e mi ero sbilanciato io dicendo il Milan sta scherzando col fuoco, perché l'approccio del secondo tempo dei rossoneri non è stato proprio ideale, Beppe. No, assolutamente. Perde palla lo Spezia, può ripartire il Milan ancora con Origi che entra in area di rigore dalla destra. Origi, serie di finte, due uomini su di lui, la tocca ancora centralmente per la conclusione, gol! Tonali! Un gol strepitoso di Tonali, un tiro di prima intenzione sotto l'incrocio dei pali, imprendibile, una missile, e questo è un gol che fa veramente urlare Pioli, perché le cose non si stavano mettendo bene per il Milan. Entra Verde con la maglia numero 10, questo è il primo cambio, vediamo chi gli lascia il posto. Daniele Verde con la maglia numero 10 ed esce Daniel Maldini, che però come sentite riceve gli applausi perché è uno di casa, ha segnato il gol, ha dato una delusione ai tifosi del Milan, ma insomma ha fatto il suo lavoro e quindi esce Daniel Maldini ed entra Verde, anche se Daniel Maldini è ancora lì, vediamo che cosa sta succedendo, perché il quarto uomo, attenzione perché adesso arrivano tutti attorno al quarto uomo, sinceramente non riesco a capire cosa sia successo, è in corso il check, ecco perché i giocatori del Milan sono andati avanti, perché forse, Beppe, in partenza di azione c'è un fallo su Zola, questo chiedono i giocatori dello Spezia. Sei andato a vedere, il fallo c'è. No, c'è un fallo non tocca la palla, sì, allora lo fischio. C'è. L'arbitro dice che gol. L'arbitro dice che gol, esultano quelli del Milan. La palla non l'ha toccata. Ma io qua sinceramente vedo un fallo netto. Lui è andato a vedere il VAR e dice che è gol. E insomma vedi che. Cioè un fallo netto. Gli ha schiacciato il piede, ovvio, ma la palla non la tocca. No, come adesso protestano quelli del Milan. No, e no, allora non l'ha annullato. Guarda. Io ho avuto modo di rivederlo, Beppe, anche tu. Sì, il fallo c'è. Ma lui ha dato però, ha indicato il centrocampo. Avete sentito anche voi il boato del pubblico. Avete sentito anche voi il boato del pubblico che vedi ha che visto non bisogna mai dare giudizi. No, infatti mi pento sempre, cioè, ma 25 anni che faccio questo lavoro, ma mi pento sempre quando do questi giudizi, oppure quando do giudizi negativi su un giocatore che poi magari si inventa una rovesciata spettacolare. Quindi aspettiamo la fine della partita. Però il gol a quanto pare è annullato. Infatti, qua non si capisce, Fabri, perché fa no e poi indica il centro del campo. Avete sentito anche voi il boato e tutti che esultano quelli del Milan, poi capiscono che non è così. Teo Hernandez, tiro deviato, diventa un assist, attenzione, da solo sbaglia De Ketelaere,
che anzi l'arbitro dà un angolo, quindi c'è stata una deviazione, ma il rimpallo aveva liberato De Ketelaere dentro l'area piccola, ha anticipato un giocatore dello Spezia, Caldara, che però forse, almeno secondo l'arbitro, ha deviato e quindi sarà angolo per il Milan, calcio di punizione per il Milan dentro il cerchio di centrocampo, 2 al 90esimo, 1-1 tra Milan e Spezia, partita davvero piena di emozioni, battuto il calcio di punizione, il tocco è sulla destra dove c'è Kalulu che alza la testa, Kalulu la mette dentro, rimbalza lo Spezia che allontana con Olmo, per poco si coordina il Milan, il tiro rimpallato, attenzione che può partire il contropiede dello Spezia, tiene troppo palla Ellerson e la perde, e il subentra Tonali, limite dell'area, Tonali, il cross, Giroud, che gol, che gol sul cross di Tonali sul secondo palo, Giroud segna ancora il terzo gol in settimana ed è entrato nel secondo tempo, si toglie la maglia, verrà ammonito, attenzione, verrà espulso perché è stato ammonito Giroud, e quindi lascerà la squadra in 10, però questi sono gli scherzi che fa una partita ad altissima tensione, Giroud all'88esimo, Beppe. Vabbè, Tonali intanto ha messo a pennellato sul secondo palo, Giroud a questo punto non passerà neanche dal via, gli dice no, certo, però un giocatore esperto come lui, un campione del mondo, va bene la gioia, vedi, quando, però insomma quando devi preparare le partite in una certa maniera, ma anche negli atteggiamenti, quindi deve avere uno, a questi livelli ti viene richiesto una lucidità estrema, hai fatto un grandissimo gol, capisco il momento, la situazione, però non puoi rischiare di prendere un giallo così in maniera, ha fatto un grandissimo gol, collo pieno in acrobazia, bellissimo, ma la palla di Tonali, pennellata, questo intervento in spaccata volante, ma Tonali ebbe i grossi calibri, è inutile dire, in una squadra sono tutti titolari, ci sono quelli più forti e quando entrano Tonali e Giroud è un'altra cosa, Giroud se ne va, battuta la punizione per lo Spezia, palla in aria, deviazione e calcio d'angolo, sesto tiro dalla bandierina, non ci sta il pubblico, non ci sta Pioli che vuole entrare in campo, poi si convince a ritornare in panchina su questo pallone spiovente, deviazione, ma ancora non è calcio d'angolo, ancora non è calcio d'angolo, ma su questo non ne sta beccando uno, ma per nulla, battuto per l'angolo nulla. Sul primo palo, deviazione, mischia in bocca Tatarusano, questi palloni sono pericolosissimi quando c'hai 18 giocatori nell'area piccola, però clamoroso l'inversione di questo calcio d'angolo, per nulla questo. E in questi casi se c'è il gol il VAR non può più intervenire perché era un calcio d'angolo, quindi insomma su questo devo dire che con la collaborazione arbitro guardialine non è stata ideale. Ampadu che mette il pallone avanti in uscita, di Tatarusanu che rilancia per una contropiede, 2 contro 2, Rebic e Rezza che si prendono a spintoni, Tonali che se ne va in area di rigore, Tonali il tiro in bocca a Drongoski, si prosegue ancora 20 secondi oltre il 95esimo, Spezia che deve ripartire, Verde viene anticipato, recupera ancora lo Spezia, la battuta lunga per il tentativo di scatto da parte di Strelez, anticipato il nuovo entrato in campo, recupera però palla Holm per lo Spezia, forse un minuto in più, pallone in aria, colpo di testa a liberare del Milan, altro colpo di testa dello Spezia, se ne va via Tio che prova a ripartire, arriva in chiusura lo Spezia, ancora azione per lo Spezia, l'arbitro controlla, forse la fa giocare ancora, non ci va, Rezza, palla sullo fondo e questa esultanza che sentite sa tanto di liberazione per il Milan, che è il 95esimo, passa da un minuto, 96esimo, palla sullo fondo, il Milan ha tutto il tempo per far scorrere il cronometro, a questo punto anche il minuto perso per l'ammonizione a Tonali è già passato con tutta probabilità sul rinvio di Tatarusanu, l'arbitro Fabri che comunque invita il portiere rumeno del Milan a rinviare alla più presto, con tutta probabilità però qui fischierà la fine della partita, il rinvio di Tatarusanu, i tifosi del Milan incitano la squadra ma fa proseguire ancora Fabri ed eccolo il triplice fischio, il Milan in extremis batte lo Spezia, si porta al secondo posto, rimane alla stessa distanza dalla Napoli, ma quanta sofferenza, il commento di Beppe Dossena. Bella partita, c'è stato di tutto, e sembrava averla in mano il Milan, lo Spezia vittima a sacrificare, ma poi invece è entrato nel secondo tempo meglio, è ritornata ad avere coraggio così come l'aveva nei primi minuti, e poi abbiamo assistito veramente a un incontro di boxe, se le sono date di santa ragione,
anche forse oltremodo, oltre le regole, però insomma questo è calcio e quindi ci sta anche questo tipo di atteggiamenti. Però bella partita che il Milan ha vinto con un clamoroso gol di Giroud, veramente straordinario, si è fatto una perla. Però bene anche lo Spezia, decisamente sì, assolutamente sì, ha avuto le occasioni, buonissima prova della squadra di Vita. Decisivi anche interventi VAR, perché facevi bene a sottolineare la perla di Giroud, che nonostante sia stato espulso è ancora in campo lì ad esultare con la squadra. Credo che non si possa fare, però vedremo se l'arbitro se ne accorge o meno. In precedenza c'è stata un'altra perla, quella di Tonali, convalidata e poi annullata dalla VAR. Comunque i nervi sono ancora tesi, perché abbiamo visto spintoni tra Nzola e Tonali. Quelli dello Spezia vanno a ringraziare i 500 tifosi arrivati dalla Spezia a Milano, quelli del Milan esultano per un nuovo successo del Milan, ma con grandissima sofferenza. Grazie Beppe D'Ossena per i suoi commenti, grazie Beppe, a risentirci a presto. Buonanotte, grazie. Grazie a Giulio Grazia per l'assistenza tecnica. Dunque Giuseppe Misantis mi invita a rimanere sulle onde di Radio 1 e ricorda il risultato finale: Milano 2, Spezia 1. Buonasera da San Siro.